Ok, perfetto. Mi pesto Allora, le sopracciglia. innanzitutto come state tutti quanti? Bene, Bene. benissimo, grazie. Gabri, stai Bene. benissimo perché io ti seguo per vedere le bistecche che ti mangi, maledetto. Lo so. Questo qui è stato il periodo di carico proteico, perché ora devo dire che siamo proprio alla vigilia, perché domani inizierò la mia preparazione per il prossimo Olimpia. Per cui finora diciamo che sono stato, non dico libero, però in una sorta di mantenimento dall'ultimo Olimpia che doveva essere a dicembre, a cui però non ho partecipato, ma solo per un problema burocratico, perché io ho il visto americano, quello lungo. E il problema è che non mi dovevano dare un visto sul visto, ma hanno fatto il lockdown qui in Italia e quindi alla fine mi Casino. hanno detto resta in Italia. Insomma. Molti hanno saltato per questo, un po' le restrizioni. Riccardo Croci mi sembra che è andato prima in Messico Sì, e poi è stato esatto. 15 giorni. Sì, lui, la Facchina e anche altri. Io invece alla fine ho deciso di restare in Italia perché quest'anno ero arrivato veramente in forma, devo dire la verità. Mi ha seguito Patrick Tuor fino a dicembre e abbiamo ritrovato anche quello che mi mancava, la durezza soprattutto e la condizione. E però è andata così, allora ora io mi sono mantenuto fino adesso e da domani Riparti. si ricomincia. Sì. Stai sempre con Patrick? No, a dirti la verità, in questo momento sono free, sono con Gabriele Andriulli. Ti dico, l'unica cosa che farò, e questo perché ho già sentito Donia Yates, voi sapete che un paio di estati fa sono stato con lui tutta l'estate, andrò quasi sicuramente fra metà agosto e fine settembre per 6 settimane ad allenarmi con lui. A Marbella? Sì, Sì, a no. Marbella, sì. Ok. E l'Olimpia quest'anno quando l'hanno messo? Poi ottobre, mi sembra? Ok. Sì, 7-8 ottobre, insomma, in quel fine settimana lì. Quindi fai fino a settembre. Fantastico. Allora, Sì. che prospettive c'hai per questo prossimo Olimpia? Carico? Ma sono carico, si devo dire la verità. Ho preso quel poco volume che dovevo prendere, ne devo prendere ancora di più, chiaramente, però non potrò mai raggiungere quello che in questo momento è il re della mia categoria a livello di volume. Sicuramente. Cioè, non mi devo più incaponire su questa cosa perché nella mia categoria sta succedendo un po' quello che stava succedendo quando c'era Ronnie Coleman, no? Che tutti quanti volevano cercare tanto volume, alla fine andavano sul palco e non portavano mai la condizione giusta comunque per batterlo. E noi nella mia categoria stiamo facendo la stessa cosa, invece mi sono reso conto che devo fare un passo indietro e lavorare di più su condizione, simmetria, durezza, densità e non devo cercare più il volume puro, perché quello non ci arriverò mai ad essere come è in questo momento il mio avversario principale, il mio grande competitor che è Harold Kelly. E lui dalla sua c'ha questa massa che lui è un ragazzo, è un uomo, è nero, quindi c'ha questa massa molto importante che poi quando tira vengono fuori queste fibre che parlano da sole, ecco, diciamolo. Però di certo non ha mai raggiunto le condizioni che io in alcune gare ho presentato, per cui devo lavorare su quello e devo arrivare lì sopra in modo che l'attenzione dei giudici sia solo su di me. E questo cioè, lo posso fare sicuramente mantenendo allenamenti pesanti. Io ormai mi alleno in heavy duty da quando mi sono trasferito a Marbella con Dorian la prima volta. Mi alleno in heavy duty, però verso la fine e l'avvicinarsi alle gare faccio dei lavori che non sono proprio solo mio fibrillari, perché diciamo che comunque con l'heavy duty stimoli più quella parte lì, ma vado a lavorare anche un pochino sul sarcoplasma. Questo significa che io faccio un mix, perché poi, come anche Dorian mi ha sempre raccontato, mi ha fatto, sai, io ho imparato da Mike Mentzer, poi da lui ho preso quello che dovevo prendere e mi sono sviluppato la mia tecnica, e questo lo farei anche te magari un giorno. E adesso ho capito col tempo, e anche ora che nell'ultima gara mi ha preparato Patrick Tuor e mi ha lasciato un po' libero sull'allenamento, visto che avevo questa esperienza di allenamento con Dorian Yates. E ho capito che il mio corpo risponde molto bene sotto gara se io faccio i primi due esercizi fondamentali e molto pesanti in heavy duty e poi
arrivo a fare gli ultimi 2 o 3 esercizi, perché comunque di questo si tratta, e si tratta di fare 10-12 serie a muscolo massimo, non andare oltre, e invece lavoro più sul sarcoplasma, per cui mi sposto sul lavoro un pochino diverso. Così riesco ad avere, a tenere attivo comunque, cioè anzi a tenere attivo, a tamponare quello che è il catabolismo che si ha sotto gara, perché tanto c'è un catabolismo e non si fa ipertrofia, quindi quello non è il momento in cui cresci, quello è il momento in cui tamponi stimolando al massimo e usando al massimo la tua sintesi proteica, chiaramente come sappiamo tutti. E col sarcoplasma, però, facendo un allenamento, cioè una stimolazione sarcoplasmatica, ho visto che riesco ad avere delle cellule muscolari che sono molto più voluminosi, molto più importanti, e anche a livello di estetica, quindi pur avendo lo stesso peso e magari anche un volume molto simile, però vengono fuori quelle stondature anche del muscolo e quella sanità, perché è anche essere sano sopra un palco che fa la differenza, avere questi muscoli belli, densi e sani. E viene fuori tutto questo pacchetto che sopra un palco, secondo me, fanno veramente la Assolutamente, differenza, ecco. assolutamente. Com'è che ti è cambiata la mentalità dopo, cioè il pre-Dorian? Perché mi pare di capire che comunque Dorian è stato un bel cambio per te, una bella esperienza, ha dato tanto. Com'è stato il pre-Dorian e il post? Perché hai fatto un'esperienza che credo che noi comuni mortali, tra virgolette, sogniamo veramente. Questa chiusa proprio da atleta con il mentore che ti tartassa. Allora, il pre-Dorian, chiaramente lo sai che cosa c'è? C'è che ora io voglio parlare anche abbastanza liberamente, perché tanto sono un atleta professionista, quindi lo posso, diciamo, lo posso fare, dai. Vai tranquillo. Il pre-Dorian comunque sia, ormai stava avanzando, stava incamminando esclusivamente sulla modifica di certi parametri che non erano più tanto l'allenamento e neanche tanto la dieta, però su altre cose che tutti quanti sappiamo. Questo è un qualche cosa che può andare bene fino a un certo punto. Con Dorian io mi sono reso conto che il reset è stato totale a partire dall'allenamento. Innanzitutto, quello che ho rimparato, e l'ho rimparato con lui, quando sono andato lì avevo più di 39 anni, ora ce n'ho 41, quindi il reset parte dalla mente, dalla visualizzazione. La prima cosa che devi fare è questa grossa visualizzazione che inizia addirittura il giorno prima dell'allenamento, perché proprio sembra strano, ma è così, eh. Dorian, per chi lo conosce bene, come lo conosco io, sanno tutti, lui vive davanti alla spiaggia e la mattina si sveglia e fa il saluto al sole, capito? Per intenderci. Quindi è una cosa molto, molto body and mind, capito? Quando già c'è una predisposizione mentale ad affrontare l'allenamento, nel momento in cui entri in palestra, sai già che cosa dovrai andare fa a fare. Questo tipo di predisposizione mentale fa in modo inconsciamente di farti reclutare molte più fibre di quelle che uno recluterebbe in condizioni invece normali, cioè che magari sono stato finora a lavorare con la ragazza a destra e a sinistra, poi vado in palestra e mi alleno. No, l'aver già visualizzato tutto quello che devi fare e anche a volte la singola serie, la singola ripetizione, allora inizi a capire durante l'allenamento qual è quella ripetizione o quella mezza ripetizione che ti farà crescere, che farà in modo che tu possa avanzare e da qui tu vada qui sopra. C'è sempre da considerare, e con questo io ne ho parlato tanto con Dorian, che c'è un momento durante l'anno in cui si può essere, diciamo, fra virgolette, tossici, perché noi dobbiamo comunque partire dal presupposto che anche il solo allenamento è un qualche cosa di tossico, perché noi andiamo contro una fisiologia umana che è quella di mantenere stabile cioè la nostra fisiologia in generale, no? Tutte le volte che noi provochiamo questa ipertrofia, cioè che ricerchiamo ipertrofia, che andiamo contro un catabolismo, che ricerchiamo la definizione estrema, eccetera, eccetera, quindi stiamo facendo un qualche cosa che altera veramente in maniera tossica tutto quanto. Il solo allenamento già di per sé è una cosa molto tossica. L'alimentazione che facciamo è chiaramente un'alimentazione iperproteica,
a volte anche ipercarboidratica, perché ci sono periodi e periodi, e quindi anche quella è abbastanza tossica. Per cui, come ho imparato da lui, anche tutti gli anni io vedo tanti ragazzi che oggi magari fanno 10 gare l'anno, tutto l'anno. Non va bene. Dovete dare un pochino di respiro a questo corpo, perché se lo potete fare a 20 anni, e a 20 anni il vostro corpo regge e vi sembra che lo possiate fare, poi non vi reggerà più quando andate avanti. Io mi rendo conto oggi che quando finisco di gareggiare, io decido già all'inizio dell'anno quali saranno la gara o le due gare che farò in quell'anno, e mi impegno per stare in quei 6 mesi di tempo e nella fase tossica del mio anno. E questa cosa qui, però, io so che questa fase tossica, che è allenamento, dieta, alimentazione, tutto quanto quello che c'è nel bodybuilding, durerà solo un arco di tempo che comunque, anche se oggi la nostra longevità atletica è arrivata quasi anche fino a 50 anni per un culturista, però dovrà inevitabilmente finire. Quando sento dire che Dorian Yates si è ritirato tutto scassato, che è diventato, scusate la parola, una mezza sega e così, è perché le persone dovrebbero vedere invece che tipo di vita fa oggi. Lui va in palestra, allena le persone, tutto quanto, sa benissimo come ci si dovrebbe allenare, però fa tutto in funzione di una vita completamente diversa, che è all'insegna della salute. Sì. Con lui ho imparato comunque che le proteine animali, anche lì ci deve essere un limite dopo, capito? Lui non è vegano, però è quasi vegetariano, mangia pochissime proteine derivate dalla carne, il pesce non lo tocca perché lui, vabbè, c'ha pure questa fissazione che è molto inquinato il pesce, e non è che c'ha tutti i torti. E si allena con il funzionale, perché oggi tanto non deve più ricercare un'ipertrofia o avere Ecco chissà quale Marco. massa muscolare. Per cui diciamo che lavorare con Dorian Sono Yates. quanto Ciao, ciao Marco. tempo? Ciao Gabri, come stai? Ciao, Bene? bene, bene, grazie. Bene. Bene. Comunque, per concludere, lavorare con Dorian Yates sicuramente mi ha aperto a una mentalità finalmente di base del bodybuilding. Sono tornato all'allenamento, sono tornato al mettere veramente la mia alimentazione a disposizione, cioè a farla correre insieme al mio allenamento, tutto Certo. in funzione dell'allenamento. Però quello che noi abbiamo perso, e che vedo tanto scritto, è 70% alimentazione e 30% allenamento. No, io forse le invertirei queste percentuali. Assolutamente. Perché prima viene l'allenamento, a seconda di come ti alleni, a seconda del periodo che devi fare, poi ci devi mettere intorno all'alimentazione e poi anche tutto il resto. È un Assolutamente. pochino questa la cosa che mi ha cambiato. E poi chiaramente ho imparato ad andare. Questa voglio dire solo questa cosa perché è interessante. Perché una volta, non so se alcuni di voi lo sanno, si parlava di Alpha Zone negli anni 80, e veniva ritenuto da grossi culturisti dell'epoca, anche lì Haney ne parlava e così, quel momento dell'allenamento dove magari stai facendo 180 kg di panca. Fino a quel momento, a quel giorno, sapevi che riuscivi a fare 5 ripetizioni. Quel giorno arrivi alla quinta ripetizione e poi senti dentro di te che riesci a fare anche la sesta, la settima, l'ottava. Ecco, quella lì è l'alpha zone, capito? Ed era quella zona in cui il tuo cervello era talmente, e comunque anche il tuo sistema nervoso era talmente concentrato su quelle fibre muscolari, su quelle che doveva usare per tirare su quel peso, che allora, invece di utilizzare quello che normalmente magari utilizzeresti, quindi un 70% della tua forza vera, arrivavi a usare l'80% e facevi quelle 3 ripetizioni in più. Ecco, è questo qua, è quello che Dorian mi ha insegnato, ad andare oltre quel limite, che vada bene, non è il limite vero fisiologico quello che noi utilizziamo in palestra, perché siamo molto molto al di sotto. Perché fate conto, se voi, ora dico un incidente in macchina perché è quello che ho fatto io per rimanere in carrozzina, però se voi rimanete sotto una macchina, no? Ce l'avete sul petto e ce l'avete così, la forza della disperazione ve la fa spostare in qualche modo. Questi Cosa esempi che... sì, vengono fatti. La madre per salvare il bambino, queste Esatto. situazioni, sì. Esatto. Quindi, che cosa succede? Dorian Yates sicuramente mi ha
rieducato, quindi si parla anche di rieducazione neuromuscolare sicuramente, mi ha rieducato a capire che il limite, se io ce l'avevo qui, lo potevo spostare un pochino più sopra. È che questo, quando il limite si sposta un pochino più sopra, allora poi inizia a far funzionare tutto in maniera Esatto. molto diversa. Gabri, ti chiedo una cosa perché questa è una domanda che mi fanno molto. Io ho spesso parlato di visualizzazione e mindset e anche nei podcast con Marco e Giuseppe ne abbiamo parlato spesso. Esattamente, perché me lo chiedono spesso, esattamente tu ti ritagliavi un momento il giorno prima piuttosto che prima dell'allenamento per visualizzare l'allenamento successivo? Allora sì, a me in particolare Dorian mi ha insegnato così. E devi sapere che lui tutte le mattine comunque fa yoga e mi ha insegnato che tutte le sere prima di dormire è il momento ideale, prima di addormentarsi, è quello di pensare all'allenamento, a quello che devi fare il giorno dopo. Scusate, c'ho l'orologio che fa ogni ora, segna l'ora con Mi il sembra un po' pagliallo, cavolo, ho detto Sì. oddio. E quindi lui mi ha insegnato che il momento migliore è prima di dormire, è un pochino il pre-nanna. Si tratta di chiudere gli occhi, cercare di concentrarsi e cercare di visualizzare tutto quello che andrai a fare il giorno dopo. Non è una cosa cioè, è una cosa che a dirla sembra molto semplice, però non è che sia No. così tanto semplice. Il giorno dopo, perché io abitavo in una località poco prima di Marbella che si chiama Benalmadena, io ci mettevo circa 25 minuti 30 per andare in palestra in macchina, perché io per andare laggiù ho caricato la mia macchina, e con la mia macchina che si guida con le mani sono andato fino a Marbella. E comunque sia, in quel tratto di strada, in quei 25-30 minuti, continuavo, sì, guidavo, però guidare è un automatismo, continuavo a pensare al mio allenamento, al mio allenamento, al mio allenamento, a quello che avrei fatto dentro la palestra. E una volta che ero giù dentro la palestra, lui te lo dice, lui lo chiama, cioè ti dice, adesso sei in the office o addirittura in the church, questa è la tua chiesa. Devi stare zitto e devi allenarti, perché con lui non si fiata, cioè, nel senso, e c'ha una lui c'ha sensibilità per capire gli altri quando sono pronti anche a fare la serie successiva, però questa sensibilità che c'ha lui è un qualche cosa che poi dopo poche settimane che ci stai insieme te la trasferisce e riesce a capire veramente qual è il momento anche giusto per ristimolare la fibra serie dopo serie. Noi si parla sempre di fare un minuto e mezzo di riposo fra una serie e l'altra. In generale può andare bene, però io non starei tanto con il cronometro, ma starei, cioè dobbiamo iniziare anche a sentirci tanto. E fa Assolutamente. tanta differenza, sembra di no, però fa tantissima differenza anche questo. Assolutamente. Io vedo già Marco D'Ambrosio con la bavetta alla bocca quando parli di queste cose perché è un Guarda, sta per super sentire un canto fautore. storico, che è bellissimo. Sì, 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 Fantastico. sì. Sì, perché io comunque ho già sentito Gabri e mi aveva già spiegato un po' queste cose che è una visione del bodybuilding diversa e molto più anche da un punto di vista più introspettivo, no? Quindi, come diceva anche lui, preparare l'allenamento è una questione tanto mentale. Cioè, non solo entrare in palestra, spostare carichi, finita lì. Infatti, stavo ascoltando un bambino, ascolta un cantastorie. Bellissimo, bellissimo. Poi mi piace tantissimo sentire parlare Gabri, sarà la sua cadenza, il suo accento, Fiorentina. la sua calma che nel parlare ti tiene attaccato proprio ad No, ma ascoltarlo, sì. poi, ma che lui rilassa tanto. Io mi ricordo quando abbiamo lavorato insieme per il posing, che di solito veniva spesso il pomeriggio, così. Io ho fatto tipo una mattina di lavoro infernale, arrivava lui la pace dei cenci. Neanche fuori in sala, però lui lo usavo come calmante. Della serie, boh, sei Gabri, boh, bello, adesso mi calma, figo, perché ho distrutto. Guarda, un piacere, assolutamente, figo. Senti, Gabri, l'altra cosa che ti volevo chiedere riguardo è il volume d'allenamento, che immagino con Dorian rispetto a prima sei andato a ridurlo, perché hai detto massimo Sì, sì. Sì, 10-12 serie. allora, con Dorian si parla in generale sui muscoli grandi, ora nel mio caso chiaramente non ci sono le gambe, però vi assicuro che, e questa è una cosa che mi dispiace, è la prima volta nella vita che mi dispiace tantissimo non fare le gambe, perché tutti i ragazzi che venivano per fare le gambe li ho visti svenire e vomitare. Io sono solo svenuto con la parte superiore, svieni, però con Sei la parte svenuto? inferiore Madonna. sì, tante volte.
tante volte e soprattutto sul dorso sono svenuto diverse volte. Cioè, mi doveva reggere Dorian Yates sulla rowing, in particolare sulla rowing dal basso. Comunque, il volume d'allenamento si è ridotto tanto. Diciamo che sui muscoli grandi, appunto petto e dorso, si andava sulle 5 serie. Sui muscoli piccoli, sui 5 esercizi. Sui muscoli piccoli, sui 4 esercizi. È sempre un qualche cosa che chiaramente si parte da un esercizio base, chiaramente, ne so, per il petto parti sulla panca piana, ad esempio, no? E c'è un avvicinamento. Prima di tutto, con lui ho imparato a fare di nuovo per bene tutto lo stretching e il riscaldamento articolare, e lì mi ci dedicava tanto tempo, perché comunque sia stavamo almeno 5, 8, 10 minuti a farlo. Dopodiché ci si metteva sotto la panca e c'era un avvicinamento proprio dal basso, Anche se io sono uno molto forte sotto la panca, perché cioè, normalmente mi alleno sui 170-180 kg sulle serie più pesanti. E però si partiva con 20 kg per parte, per dire, poi si andava su piano 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 piano, fino ad arrivare al peso con cui si riuscivano a fare quelle ripetizioni che vanno dalle 7-8 alle 10-11, perché uno quando parla di heavy duty pensa che uno faccia tre ripetizioni, come diceva Mike Mentzer, no? Perché Mike Mentzer faceva addirittura un allenamento ogni 4 giorni e faceva una serie di panca inclinata e una serie di aperture con le croci con 10.000 kg. E gli bastava fare anche una ripetizione, due ripetizioni a quello che diceva lui, poteva durare anche 2 minuti quella ripetizione lì. Invece, comunque, con Dorian ho capito che l'heavy duty, almeno quello di Dorian, infatti lo chiamano il DY, HD, no? È l'heavy duty di Dorian Yates. È molto diverso, cioè ci vogliono almeno quelle 7-8 ripetizioni per distruggere, per avere il massimo dell'ipertrofia. Questa è una cosa poi che negli ultimi studi che ci sono stati, e questo perché sono stato anche a un seminario che ha fatto il dottor Trapani un paio d'anni fa, a San Marino, 3 anni fa, parlava appunto di come si è dimostrato che si deve stare almeno sopra le 6 ripetizioni anche con carichi pesanti per avere il massimo dell'ipertrofia. Ecco, diciamo che quindi il volume di allenamento è stata la cosa più importante che è stata tirata giù. Considera che sui muscoli grandi non si va oltre 40-45 minuti per allenarsi. Anche meno, 40 minuti. Per ogni esercizio più o meno due serie, Sì, quindi. 2 serie ad esercizio. 2 serie pesanti ad esercizio, sempre così. Però non è una regola fissa, nel senso che se te vedi che quelle 2 serie non ti bastano, è chiaro che devi fare una serie in più. Se te vedi che 2 serie sono troppe, è chiaro che devi fare una serie di meno. Capito? Perché se Fantastico. quel giorno ti sei svegliato male, ti sei svegliato male. Se quel giorno ti sei svegliato bene, ti sei svegliato bene. La predisposizione deve essere sì mentale, ma deve essere quella giusta. Se te quel giorno non sei predisposto, se te quel giorno c'è qualche cosa, ti manca l'energia, oppure il tuo corpo non ha assimilato tutto quello che doveva assimilare. Insomma, queste sono valutazioni poi personali e soggettive che pian piano che uno si allena all'heavy duty vero, fai ogni volta che ti trovi sotto i pesi. Però sei te assolutamente che devi capire dov'è che devi arrivare col tuo corpo per stimolare tutto quello che devi stimolare, assolutamente. Bello Infatti, questo. Gabri, infatti, Vai Giuseppe. Ludo, ti volevo chiedere, Gabri, ne parlavamo ieri con Ludovico, proprio perché questo allenamento è veramente un approccio molto mentale, cioè come dicevamo adesso, cioè tu dal giorno prima devi già visualizzare, ecco, ovviamente nel tuo caso te sei un pro IFBB, quindi vivi per quello che è il tuo lavoro. Secondo me potrebbe essere una cosa interessante far capire a casa, comunque ragazzi atleti, anche di alto livello, ma non professionisti che fanno altro nella vita, come riuscire appunto a gestire per un atleta che non fa il bodybuilder pro nella vita quella cosa lì, perché se tu ci pensi, sai, uno lavora in fabbrica, arriva la sera distrutto, deve allenarsi e fare le heavy duty. Ecco, la cosa che hai detto adesso, il discorso di renderlo flessibile, quindi adattarlo a se stessi, è fondamentale. Quindi di sicuro non è per principianti barra intermedi, occorre un atleta comunque avanzato che sappia interpretare i segnali del proprio corpo e indirizzarli, perché altrimenti è la fine.
Sicuramente, sì, come hai detto te, ci vuole una base molto forte. E chiaramente sì, un principiante non lo può fare, anche cioè un principiante medio è molto difficile poter arrivare a capire, però questo tipo di sensibilità di educazione neuromuscolare dipende molto, eh. Nel senso, io ho visto ragazzi che magari a 23-24 anni, che magari si allenavano già da 3-4 anni, erano già abbastanza avanzati per capire tutto del proprio corpo, e magari se io invece penso a me a 38 anni prima di andare da Donny Yates, avevo creato degli automatismi nel mio allenamento che non mi avrebbero mai permesso di capire dove dovevo arrivare, capito? Per cui, nonostante io fossi un atleta comunque avanzato, professionista, con ori professionistici e tutte queste cose, però alla fine in allenamento facevo schifo. Cioè, Certo. diciamocelo chiaramente, cioè, facevo schifo, facevo quello che dovevo fare, E vedi pensate gli che allenamenti, sono giusto. diceva, senti che bestia, si allena, tutto, però no, cioè, non a quei livelli. Della serie che comunque pensavi di fare ciò che era giusto, fin quando Dorian non ti ha preso per le orecchie, della serie, ok, adesso iniziamo veramente a far sul serio, fondamentalmente. Ma questa è una cosa di cui abbiamo parlato spesso, il discorso che ormai si è persa. Il concetto di insegnare a creare intimità con il proprio allenamento, perché ormai ci sono i numeri, il range di volume, il range di ripetizione, tutto range, tutti i numeri su cui tu devi fare le tabelline, eccetera. Però pochi si ricordano di creare questa intimità per cui devi sentire quello che stai facendo. Al di là della ripetizione, devi anche sentire il livello di fatica che stai raggiungendo e devi sentire quando hai stimolato il muscolo, cioè due serie, bastano o non bastano. 99% delle persone in palestra non ti sanno dire dopo due serie se hanno stimolato o non. Se ne hanno una terza da fare, la fanno, se non ce l'hanno da fare, non la fanno. Però. Esatto, è proprio questo. Cioè, il fulcro di tutto l'allenamento e anche di tutto l'heavy duty di Dorian Yates è proprio questo. Questo qua, esattamente quello che hai detto. Ad esempio, a volte comunque, io ti dico, con lui abbiamo sempre mantenuto un allenamento in heavy duty. E diciamo che durante tutto il periodo che sono stato con lui sono arrivato in una condizione strepitosa. All'Olimpia vero e proprio non ci sono arrivato in forma per bene come dovevo, perché purtroppo è successo qualcosa mentre ero a Los Angeles, perché siamo stati anche 2 settimane a Los Angeles. Lui però aveva tanti altri impegni, io ero molto stressato dal viaggio, perché mi ero rifatto 2.500 km in macchina guidando indietro a Firenze. Poi ero stato fermo 2 giorni, mi era nata la nipote, quindi ero eccitato, però poi ho preso un aereo e sono andato a vivere 2 settimane a Los Angeles e poi dovevo stare una settimana a Las Vegas. Quindi ho sbagliato tutto lì, perché ho sbagliato tutto, perché mi sarei dovuto semplicemente fermare a Firenze e mantenere tutto quello che avevo fatto. E quindi sono arrivato coperto d'acqua, addirittura in catabolismo pieno, è stato un macello. Anche Dorian, infatti, era un po' arrabbiato. Nonostante tutto, alla fine sono arrivato secondo, all'Olimpia, per cui va bene lo stesso. Però, comunque sia, il fulcro di tutto l'allenamento di heavy duty di Dorian Yates è proprio questo: il sentirsi, il sapere dov'è che ti devi fermare in tutti i sensi. E non è solo durante l'allenamento, perché durante l'allenamento sì, è la parte più importante di tutto, però. E è successo, io vabbè, questa qua ve la posso raccontare. Era venuta a trovarmi la mia ragazza, e quindi fine settimana che cosa fai? Fai, insomma, Casino. sì, esatto. In tutti i sensi. Infatti, Dorian Yates mi diceva sempre, mi chiamava You are a fucking Italian bastard, perché pensavo sempre alla figa, no? E mi raccontava Giustamente. che invece lui 3-4 mesi prima dell'Olimpia se la scordava proprio. E invece mi ricordo che venne la mia ragazza e passai un fine settimana con lei che abbiamo preso la macchina e abbiamo girato, siamo andati a Tarifa che si trova dopo Gibilterra perché volevamo vedere proprio la punta d'Europa dell'Ovest. E cosa è successo però? Siamo andati lì, una cosa tira l'altra, ho mangiato bene tutto quanto, eccetera, eccetera, però fai l'amore, fai questo, fai l'altro, prendi il sole, il bagnetto, questo. Sono tornato lunedì che ero distrutto, capito? Quindi
Appena mi ha visto mi ha fatto, ma che, cioè, mi ha detto proprio, ma che cosa hai combinato? Cioè, cosa hai fatto? Guarda qua, perché sono arrivato e ero tutto smunto, tutto scarico. Insomma, morale della favola, mi ha detto, vattene a casa. Vattene a casa e mangia il doppio di quello che devi mangiare. Mi ha rimandato a casa, non mi sono neanche allenato, però lì in quel momento ho capito che allora dobbiamo pensare che soprattutto noi che magari ora siamo professionisti, anche te, Marco, devi pensare che comunque sia quando si prepara una gara importante non ci devono essere altre cose di mezzo e devi capire dov'è che ti devi fermare, dov'è che Io devi andare, che però cosa devi fare. 3-4 mesi senza la figa, No, sinceramente, con tanto no. rispetto, È passato dalla faccia però trasognante a tutto preoccupato della serie. No, ecco la Brocard, prendete tutto. va No, bene tu, allora, però 3-4 mesi senza figa, no. Però diciamo che almeno gli ultimi 20, 25, no, oppure nel senso, vuoi la figa? Va bene, ma integra 300 animarsi prima 400 del calorie in gioco, più, anche perché un'ora catabolismo. d'amore fatto bene, so che sono quelle 400-500 calorie, dipende da quante capriole Assolutamente. fai sul letto, poi. Ma la fregatura Aspetta un tua qual è? attimo, Aspetta un attimo, sono passati 30 minuti, devo prendere il glicobol. Aspetta un attimo. Oh, no, ma se cosa buona, capito, siamo. lui ci vive, quindi o cambia stanza o veramente nei casini, anche perché la signorina adesso sarà seduta là di fianco a lui che sta No, no, aspettando. no, sono da solo in casa, per cui oggi parola libera. Adesso il podcast sarà quanto tempo prima staccare prima della gara. Va, fantastico, fantastico. Sì, Dorian comunque è a 360. In tutte le interviste ha detto lui viveva proprio con un materasso in un monolocale con un materasso buttato per terra. Sì. Si allenava. Alla Rocky Balboa proprio. Madonna, sì. Cioè, Però. se voi considerate comunque, a me l'ha raccontato del suo periodo quando ero Mister Olimpia, lui quando usciva di casa per buttare la spazzatura, i suoi vicini di casa non sapevano neanche chi fosse, sapevano che era il loro vicino grosso che buttava la spazzatura. Perché lui, cioè, si allenava nella sua palestra, che era lo sappiamo tutti quanti, un cesso. Oggi non esiste più quella palestra lì, l'hanno riaperta, però è da un'altra parte Sì. ed è tutta moderna, chiaramente. Perché era proprio uno scantinato pieno di muffa, di schifo. Mi ha detto che c'erano delle stanzette dove c'avevano i macchinari tipo la Half Machine e la pressa da 45 che erano alte 1,70 m il soffitto. Cioè, era proprio una cantina, mi ha detto, Cioè, uno oh, schifo. vedi, è come la mia grotta, alta 1,80. Se vedi perché mi hanno giù, che mi hanno sottoterra. No, qua i soffitti non esistono, considera. Noi abbiamo portato l'armadio, abbiamo fatto il trasloco, abbiamo portato gli armadi, li abbiamo buttati tutti, perché non c'entravano. Una tragedia, sono bassissimi. Ah sì? No, Sì, qua di loro bassi bassi. perché qui saranno 2,70 m nelle Beata case. te, no, qua. Neanche 2,10 m, credo. Ci ho avuto dei problemi perché io giù ho la Smith Machine della Life Fitness perché ho la palestra in casa, ho Ho fatto. visto il pullover ti è arrivato. E sì, ora mi è arrivato anche il pullover che l'ho trovato alla Beverly Hills che lo davano via, meno male, me lo sono preso subito. E ora mi manca solo una rowing che voglio prendere. In realtà lo sto provando, cioè sto cercando una rowing che è una rowing DH, scusate la parola, che è quella vecchia, ve lo ricordate, quella della Technogym in bianca che aveva la presa così e così. Sì, ho capito. Ah, sì. Abbiamo anche noi in palestra, uguale. Col Che parrucchetti. però quella, cioè, fa il suo sporco lavoro, diciamo. Cioè, io Quello l'ho mi dico ogni sempre tanto, mi sentita. trovo molto bene. Sì. Senza andare su robe trascendentali, super Esatto. moderne, mi trovo da Dio, davvero. Sì, perché occupa poco spazio e secondo me è un attrezzo ottimo quello lì. Sì, a me manca solo la rowing e poco altro. C'ho tutto, c'ho i manubri completi, c'ho tante cose. Gabri, ascolta, volevo chiederti due domande. La prima domanda è. Hai detto ad esempio che se te la senti fai una terza serie, se no ti fermi a due, eccetera. Un argomento che è uscito spesso anche nei podcast, eccetera, è quanto logicamente c'è un massimo limite di fatica che non riusciamo a sopportare. Però io ho sempre avuto la sensazione che la fatica fosse molto più impattata dal volume di allenamento piuttosto che dall'intensità.
Infatti, nel tuo caso, non hai detto se mi sento un po' più giù, mi alleno meno intensamente. Anche Dorian, credo, ti porti questo messaggio. Tu allenati sempre intensamente. Se non ce la fai proprio, salti l'allenamento. Se sei in grado di rendere, ti alleni al massimo nelle serie, però fai quante più serie riesci a sostenere. Sì, allora questa no, lo sai, è un discorso che è venuto fuori con Dorian anche un paio di volte, perché anche lui me l'ha spiegato. A volte quando vieni in palestra devi capirlo, questo me l'ha detto per farmi ragionare. Devi capirlo che magari a volte vieni in palestra e sei molto giù e dici oggi non sono proprio in vena ad allenarmi così, invece poi ti alleni, quante volte ci è successo che ci alleniamo e viene l'allenamento migliore della nostra vita fuori, capito? Perché quindi fondamentalmente dobbiamo sempre partire dal presupposto che in palestra si deve comunque dare sempre il massimo. È chiaro che il massimo deve essere commisurato a quello che tu puoi dare quel giorno. Però arrivare alla fine della fatica, che cosa vuol dire? Io, ad esempio, quando facevo il dorso, la mia routine era comunque fare il pullover, la pullover machine. Poi si faceva la lat machine, poi facevamo le due rowing. E spesso al terzo esercizio, alla prima rowing, che era la rowing dal basso, era una sorta di rematore, però cioè, che per me, che io non posso stare in piedi, era perfetta, no? Perché sennò sarebbe stato il rematore per chi sta in piedi. Cosa succedeva? Mi accorgevo che quasi sempre in quell'esercizio lì. E si vede che non mi bastava il carico di alimentazione che avevo dalla mattina, e quindi iniziavo a vedere le stelle, iniziavo a vedere bianco, e sono svenuto diverse volte su quell'attrezzo che mi hanno proprio dovuto tenere. Così veniva Dorian e mi teneva. Non è che quando mi riprendevo, perché poi mi tirava gli schiaffi, io vedevo tutto bianco e facevo non vedo niente, cioè facevo non vedo un cazzo, non vedo niente, non vedo niente, e lui allora prendeva, mi ricordo, all'epoca mi sponsorizzava di Y Nutrition, mi prendeva poi gli aminoacidi e mi ributtava addosso. Infatti poi ero tutto appiccicoso a fine allenamento, vabbè, lasciamo stare. Però lo faceva per farmi riprendere, perché io vedevo bianco e non mi riprendevo più. Però mi dava quel minuto in più, un minuto e mezzo in più che mi serviva perché la vista ritornasse, mi ridava due schiaffi in faccia, mi diceva: forza, perché non è finito l'allenamento. E non è che si faceva quell'altra serie che mancava e poi non si finiva l'allenamento. No, si faceva la serie che mancava e si facevano pure tutti gli altri esercizi. Fino in fondo. Perché comunque sia, un allenamento che viene iniziato deve essere portato in fondo. Poi è sicuro ed è indubbio che forse l'esercizio dopo, quello che sei svenuto, lo farai peggio. Però non è neanche detto. Chi vomitava dopo aver fatto lo squat o dopo aver fatto la pressa a 45 con le gambe, come vi raccontavo prima, e spesso tornava dal bagno E e ripartiva. si ributtava lì sotto. Tanto ormai non c'era più niente da Cioè, vomitare, quindi no, insomma. perdere. Sì. No, se rivomitava, vomitava i succhi gastrici o in Infatti. nulla. Vomitava là. Io ho visto la gente vomitare l'acqua, perché non c'era più niente da vomitare, appunto. Mi ricordo Chris Cormier quando andò a Birmingham e vomitò solo l'acqua perché vomitò 2 o 3 volte e poi non era più fuori. Che incredibile. Bomba, è fatta, Madonna. andiamo a fare femorali. Sì, però vedi, Gabri, questa è una cosa importante perché oggigiorno la gente, cioè, ha paura di spingersi oltre, cioè non ci arrivano neanche lontanamente a vomitare, ma neanche proprio a sentire dolore, figurati a tornare sotto i pesi dopo aver vomitato. Cioè, la gente adesso non sa mai dovesse svenire, cioè, chiama l'ambulanza, cioè, e No, quindi ma capisci. si torna sempre lì all'argomento principale di cui stiamo parlando. E devi soffrire, cioè devi educarti a soffrire, devi educarti ad andare là sopra. Quando arrivi là sopra e la normalità è essere là sopra, anche stare il 2% sotto, sei sempre più su di come eri prima o di tutti gli altri, capito? Per cui l'educazione qual è? Deve essere quella di andare sempre sopra, 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 oltre il tuo limite, finché non svieni, finché non vomiti, finché non co. Però chiaramente non lo puoi fare tutto l'anno, perché sennò alla fine il corpo c'ha il blackout, eh? Ma infatti, Gabri, guarda, a proposito di questo, dato che prima mi hai detto che tu la tua preparazione di solito dura 6 mesi, ok? Per il semplice fatto che il corpo non va violentato oltre un tot. Domanda, parlando con Dorian, una curiosità,
Dorian, quando si preparava per l'Olimpia, faceva questa cosa qui anche lui, quindi ciclizzava, quindi si concentrava quei 8 mesi, o la sua preparazione durava tutto l'anno in quel modo violento, perché proprio per capire se a livello organico è tollerabile. Allora, la preparazione sua in modo violento erano soprattutto i 6 mesi precedenti l'Olimpia. Però, come mi ha fatto fare anche lui, finito l'Olimpia, un mese e mezzo senza neanche toccare i pesi. Zero. Proprio di rigenerazione totale. O E poi fa, cioè, sembra però vabbè, fa la differenza, questa cosa. certo, per ricaricare un attimino. E E anche perché dopo invece 6 mesi che spingi come un disperato oltre i limiti, cioè è un sesto, un mese di riposo contro i sei di distruzione prima, cioè, è poca roba, tra virgolette, poca roba, che sembra magari un tempo interminabile per tantissimi, però bisogna sempre guardare anche cosa si è fatto prima. Se fai un mese di riposo dopo un mese e mezzo che spingevi, allora no, ma dopo 6 mesi che spingi come un dannato, penso che un mese e mezzo sia altro che che giusto. poi invece appunto Gabri, dopo quel mese e mezzo di stop totale, quindi nel periodo intermedio tra il rest totale e i 6 mesi di violenza carnale, come lo approcciavi te nel tuo caso allenamento? Quindi partivi pian piano, nel Pian senso piano. ovviamente, ma non era sempre piuti, partivi comunque col volume normale. No, partivo pian piano, però mi avvicinavo comunque sempre al peso massimo da fare, sempre a quelle 7, 8, 10 ripetizioni con un peso importante. Dopo Dorian, diciamo che questo è diventato il mio allenamento tipo, sempre in palestra, ma perché comunque sia. Ti dà, cioè, è quello che dà più benefici per quello che cerchiamo noi culturisti che facciamo chiaramente certe categorie. È chiaro che un main physique magari deve cercare altre cose, anche se credo che debba cercare le stesse alla fine dei conti, non Esatto. te lo saprei dire di preciso, però comunque sia un culturista deve sempre tendere a migliorarsi. Lo sai come quando si entrava in palestra una volta? Io sai, quando ho iniziato a 14 anni nel 94. Il mio maestro è stato Tullio Ricciardi, che è stato il primo Mister Italia del 56 qui, ed era fiorentino proprio. Oltretutto era un paziente di mio padre, perché mio padre è un medico, no? E quindi mi ha insegnato tutto e mi ha trasferito tutta questa cosa. E lo sai quando sono entrato in palestra cosa mi ha detto Tullio Ricciardi? Che poi alla fine non è tanto differente da quello che mi ha poi ribadito e reinsegnato Dorian. Mi ha detto: te vieni qua in palestra, devi dividere un pochino i muscoli così, così e così. Mi spiegò così e mi disse: quello che devi fare è molto semplice. Ogni volta che vieni, metti un pesino in più. Basta che sia di più. Mi ha fatto: te devi cercare il peso massimo che riesci a tirare su tutte le volte. Quindi noi una volta, quando si andava in palestra negli anni 90, eravamo già settati su questo tipo di mentalità. Cioè quella di migliorare la performance. Oggi noi siamo così incentrati a guardarci allo specchio che pensiamo che sia solo lo specchio e quindi quello che vedi, cioè l'estetica e basta, però non arriva quell'estetica se te non lavori sul miglioramento della performance. Capito? Perché Ronnie Coleman ha vinto e stravinto tutto e ancora comunque è il migliore? Cioè Ronnie Coleman oggi non sta neanche quasi in piedi, però rimane il migliore per sempre. Perché comunque era un powerlifter che era inizialmente che era abituato a cercare il peso, il peso e il peso, il miglioramento della performance. Noi non vedremo, cioè non abbiamo mai visto Ronnie Coleman che ha mollato il tiro, capito? Ha sempre lavorato quassù, sempre lavorato quassù con i pesi veri. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il trucco, cioè il bodybuilding è. Io amo dire, nella mia esperienza ormai a 41 anni posso, credo di poterlo dire, amo dire che il bodybuilding è semplicemente difficile. Semplicemente semplice perché? È molto semplice perché devi fare le solite quattro cose. Fronzale. È difficile perché ci devi mettere il peso. E tutte le volte devi mettere peso, 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 peso. È Esatto. questo. È tutto quello. È tutto lì, è tutto intorno a quello. Miglioramento della performance. Lavora sul miglioramento della tua performance. Poi quando ti guarderai allo specchio la vedrai tutta lì. Assolutamente. E senti, come cambia l'allenamento tra off season e in season? Perché in questi 6 mesi fai proprio un blasting e tutto, però anche fuori dai 6 mesi. Comunque, cioè, è heavy duty, avevi detto.
Sì, in generale ti dico la verità, anche per Tony Yates, sempre stessa routine, non cambia niente, ti dico, non cambia niente, in generale non cambia niente. Ora io pian piano qualche cosa l'ho cambiato, nel senso che come vi ho detto, quando mi avvicino alla gara, cerco comunque di lavorare anche di più sugli ultimi due esercizi sul sarcoplasma. Però generalmente rimane la stessa routine di allenamento durante tutto l'anno, sempre. E poi io per il resto, per quello che si può parlare adesso, vi posso dire che tutto quello che sento dire in giro sulle preparazioni di una volta non è vero, perché rispetto a quel che sento e che vedo in giro e che vedo fare in giro, sono ridicole. Quelle degli anni 90, credetemi, sono ridicole. No, assolutamente, questo comunque lo. Sai che c'era sempre molto più l'ottica allenamento. Quindi la preparazione era un modo per spingere di più in sala. Questa è una cosa che a me disse Massaroni. La differenza che è cambiata è questa: che adesso vedi la preparazione chimica come un modo di creare un ambiente per crescere di per sé. Invece prima erano PED, cioè Performance Enhanced Drugs. Cioè erano delle molecole per farti spingere di più, e grazie al fatto che spingevi di più, crescevi di più. Però se perdi l'allenamento, tu c'è un. Cercano di tamponare, e allora sì che devi spingere perché tamponi. Se invece l'allenamento è settato. Esatto, ma infatti lo sai che cosa? Abbiamo parlato molto dopo l'Olimpia che ho fatto insieme a Dorian, abbiamo mangiato insieme e si parlava di, cioè, poi c'è stato l'Olimpia degli Open, eccetera, eccetera, ci siamo trovati la domenica, poi mangiavamo insieme e parlavamo. E di quanto fossero indietro quegli Open sul palco rispetto alle condizioni che c'avevano loro. Cioè, lui mi ha detto tranquillamente: guarda, io ho guardato quelli, per me gli mancavano 2 mesi di dieta a Brandon Carey, a tutta questa gente qua, che ti dico, erano super in forma, erano bellissimi atleti sicuramente, però questo perché? Perché anche quello che stava succedendo ultimamente dove si vanno ad allenare negli Emirati e tutti questi posti qua, è che riempiono questa gente di insulina in una maniera esagerata, cosa che per Don e quasi tutti quelli degli anni 90, sì, c'era, però era quasi vietata, perché sapevano che era una cosa che ti avrebbe rovinato la forma. Invece laggiù si parla comunque di protocolli dove vengono usate insulina lenta, insulina veloce, e GH secchiate, prodotti non se ne parla. Cioè, quando inizi a buttare tutto, perché Bigrami quest'anno ha vinto? Perché comunque sia, si sa ormai che Chad Nichols che cosa ha fatto? Gli ha tolto l'insulina, gli ha diminuito i carboidrati tantissimo. Perché purtroppo tutti noi culturisti, specialmente quando abbiamo un passato in cui abbiamo utilizzato l'insulina, sviluppiamo una sorta di sindrome metabolica col tempo e una resistenza insulinica che è difficile da riportare indietro, difficilissima. Questo è il problema di quasi tutti. Infatti, cosa succede? Ci ritroviamo quindi a dover sopperire a tutto quello che abbiamo combinato, con un volume che sarà molto minore e molto più acquoso sul palco, perché magari dobbiamo fare delle diete esagerate in fondo per arrivare sul palco in condizione. Però poi quando vai sul palco, che cosa c'è? La condizione non c'è mai. Non ti vengono fuori quelle 1.000 striature, quella durezza che c'aveva un Dorian Yates o questi atleti qua. Non ti può venire. Quindi c'è la necessità, secondo me, nel nostro ambiente di fare un grandissimo passo indietro in questo senso, di tornare alle origini, come diceva Dorian, cioè come mi ha sempre insegnato Dorian, si deve tornare all'allenamento, si deve capire che il fulcro di tutto è quello, intorno a quello costruire tutto il resto, assolutamente. Sì, adesso purtroppo tanti partono, anche vedi i discorsi che si fanno in social piuttosto che anche su vari forum. Catturano
ragazzo, si parla molto esatto. di più di chimica che di allenamento. Cioè l'allenamento è come se fosse una cosa che sì, vabbè, se ti bombi come un cavallo automaticamente raggiungerai degli obiettivi. Cioè se non c'è l'allenamento di base, non c'è il riposo, non c'è l'alimentazione, non... la chimica vale un cazzo. Cioè specialmente se non c'è l'allenamento di base, che entri in palestra, ti spacchi il culo ed è tutto incentrato lì, il resto sì. non è così importante. Cioè specialmente la chimica, che io dico sempre, è la ciliegina sulla torta. Cioè tu immaginati una cheesecake, la chimica è la ciliegina, ma la base di biscotto, la base appunto di formaggio, così la fanno, allenamento, alimentazione e riposo. Esatto. Invece tanti pensano che la chimica sia la base, sopra quella poi costruiscono tutto il resto, ma è una stronzata assurda. Esatto. Ed è per questo che secondo me certi fisici c'erano magari quando appunto lo spirito di sacrificio era totalmente diverso, era molto maggiore, come appunto poteva essere un Dorian nei tempi piuttosto che altri grandissimi atleti. Dopo, per carità, si sa, la chimica volente o nolente a certi livelli comunque c'è, però di base tu guarda, come abbiamo detto anche l'altra volta, i tipi di allenamento che adesso stanno utilizzando, per esempio un James Holyshead o uno Yain Valer, sono comunque pesoni di un certo tipo, si allenano allo sfinimento, si allenano in un certo modo che certo ci sarà anche la chimica e tutto, ma non è quella secondo me che gli fa, che gli permette di arrivare in determinate condizioni sul esatto. palco con determinati muscoli. Purtroppo si sta sorpassando, si sta andando a cercare qualcosa di più facile, ok? Sì. Quindi come faccio a tenere quella cosa lì? In allenamento c'è gente che appunto negli anni 90, ma come anche adesso fortunatamente, va e si spacca, si distrugge, e invece no, io voglio avere quei risultati lì spingendo un po' di meno, risparmiando un po' di più, quindi cosa faccio? Spingo di più sulla chimica. Secondo me non è lo stesso risultato, come dici anche tu, dopo alla lunga certo se uno spinge tantissimo quei pesi può darsi che arrivi l'infortunio muscolare, tendino, legamentoso eccetera, ma se spingi tanto con la chimica arrivano da un'altra parte, tante volte sono anche molto peggio, quindi sì, come hai detto tu, secondo me bisognerebbe fare anche un passo indietro ogni tanto e guardare. Sì, sono completamente d'accordo, infatti io questo argomento della chimica io lo tocco sempre molto malvolentieri, non mi piace parlarne assolutamente perché si sa che fa parte del bodybuilding, però diciamo è quell'optional in più, perché anche, cioè, come tutti io ho iniziato ad allenarmi natural sempre. Credo la prima gara che ho fatto in palestra nell'anno 2000, prima poi di andare sul palco, l'ho fatta da natural, per cui cioè, c'è un perché, capito, dietro tutte queste cose, nel senso c'è ragione di essere, cioè ha ragione di esistere anche il bodybuilding natural oggi, assolutamente, perché ci sono tante persone oggi, purtroppo, che ci invece stanno trasferendo il messaggio alle, anche alle nuove leve, alle nuove generazioni, che il bodybuilding natural non c'ha ragione di esistere, e anzi non esiste, perché se c'hai un muscolo in più sei per forza un dopato. Ma non è assolutamente così. Dietro a tutto quello che vedete, sì, magari in alcuni casi... appunto come hai detto te, nelle federazioni più importanti, poi alle gare più importanti ci sarà sicuramente una spinta della sintesi proteica diversa, però poi alla fine dietro ci deve essere tanto 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 lavoro, ed è sbagliato partire dal presupposto che senza questo optional non si possa ottenere invece quello che tante persone vorrebbero ottenere, perché... Guarda Gabriele, ti chiedo una cosa, visto che poi tanto conosco i miei polli, conosco il pubblico, e tante persone inizieranno a dire che le cose di Dorian sono soltanto per atleti enhanced, che l'intensità è soltanto per... perché un po' questo è il tema che c'è attualmente perlomeno in Italia, cioè l'intensità, l'allenarsi spingendo è soltanto per atleti supportati, il natural non recupererebbe. Io quello che ho visto personalmente, che vedo anche stando all'estero e tutto, è che invece... sul natural, a maggior ragione, devi cercare, ricercare l'intensità, devi cercare di spingere, ma quello che meno si sopporta forse è il volume di allenamento. Quindi sul natural in realtà magari perdi un po' di volume, però anche là non è detto, perché il natural, pur spingendo tanto, non arriverà mai a avere quel grado di effort per un discorso di carichi, perché rispetto a un atleta enhanced i carichi sono comunque più bassi, quindi spingendo le serie alla morte comunque l'impatto sistemico e neurale sarà più basso. Quindi io sinceramente... seguendo ragazzi sia natural che enhanced, io non ho assolutamente visto differenze, se non differenze genetiche, cioè persone che sono più portate a spingere e persone che sono meno portate a spingere, però l'intensità, io personalmente i natural migliori che conosco sono atleti che si sfondano in palestra. Sì, sì, assolutamente, ma l'heavy duty comunque è un tipo di allenamento che può andare benissimo anche per un natural. Io comunque a 16 anni
quando uscì era venduto dalla Ultimate Italia all'epoca, uscì la stampa in italiano del libro di Mike Manzer, Heavy Duty 2, no? Che vabbè, a parte le divagazioni filosofiche su Ayn Rand e tutta questa roba qui, perché Mike Manzer era un mezzo filosofo, viveva nel suo mondo. Se avete mai letto i suoi libri, lo sapete. Però c'era tanto dell'Heavy Duty, e io ho utilizzato da natural quei sistemi, e fra i 16 e i 17 anni ho messo 10 kg di peso. E quindi si parla comunque di un allenamento in Heavy Duty che io facevo una volta, 3 volte la settimana. Pensa te, e arrivava a fare 4 serie a muscolo massimo, perché Mike Manzer era molto molto più estremo, addirittura anche meno di 4 serie. Con l'Heavy Duty 2 poi si arrivava proprio invece ad allenarsi una volta ogni 4 giorni, cioè in questo modo, eh. E io però quell'anno, va bene che sicuramente ero spinto da un'adolescenza in cui naturalmente c'era una crescita, però io ho preso veramente più di 10 kg e mi cambiò il fisico tantissimo. Per cui quello che io l'unica differenza che ho notato probabilmente fra un atleta natural e un atleta non natural è la quantità di allenamento di cui può aver bisogno, nel senso che un natural sicuramente si deve allenare di più, anche se sembrerebbe che deve riposarsi di più. Io invece ho visto, almeno nella mia esperienza di chi alleno, che un natural ha bisogno di magari anche dello stesso stimolo, può essere anche l'heavy duty, però più volte rispetto a un atleta non natural. Quindi c'è la necessità quasi di ripetere alcuni muscoli dove magari ci sono delle carenze anche più di una volta alla settimana. Io generalmente faccio allenare i muscoli solo una volta a settimana. Ho visto che invece un natural deve fare più fatica, su questo non ci sono dubbi, però deve fare più fatica nel senso che deve, cioè, già la carenza sul petto, il petto andrà allenato 2 volte e dovremmo quindi fare un qualche cosa per allenando 2 volte, ma non significa fare un richiamo, significa fare proprio 2 allenamenti veri e propri, magari lavorando su fronti diversi, però vanno fatti 2 allenamenti veri, capito? La differenza può essere questo, però qualsiasi tipo anche di crescita, che sia supportata o meno, può essere la stessa con la stessa tecnica. Non esistono tecniche per non natural e tecniche per natural, cioè almeno per me non è così, cioè non ho mai vista, per l'esperienza che ho, perché ho una 15ina di ragazzi che alleno, e questa differenza sinceramente io non la vedo. Dopo secondo me va tanto modulato anche in base proprio al soggetto. Sì. Cioè magari il natural che ti regge un volume di allenamento paradossalmente più alto di un doped, o magari un'intensità più alta, perché geneticamente o anche solo mentalmente ha un mindset diverso che gli permette di spingere di più. Dopo certo bisogna vedere anche i processi di recupero e tutto il resto, però comunque anche la genetica non è solo strutturale, muscolare, ma anche tanto di testa. Se ti trovi il soggetto che, pur essendo natural, ma ha veramente una concentrazione tale che entra in palestra e si spacca fino all'infinito, fino all'impossibile, magari spinge molto di più di un atleta enhanced che invece mentalmente è un pochino più debole o meno portato a quello che è la sofferenza piuttosto che la sopportazione al dolore. Quindi secondo me uno va sempre spinto al massimo, cioè sia da natural o doped, quello che è. Dopo ovviamente va modulato anche in base al periodo, in base a tutto il resto, però di base uno deve dare il massimo in palestra, No, periodizzato e io tutto, però. in questo senso lo sai cosa? Sto seguendo ultimamente tanto sui social e mi interessa molto. Vabbè, posso fare il nome e cognome, penso, perché anzi faccio una menzione buona. Travaglini, Travaglini. Stefano. Non so se. Sì, Stefano Travaglini. Cioè, lui che è natural, ad esempio, è fantastico. Io Adesso cerco. farà un altro, la farà Però. più lunga, pensa te. No, e poi, esatto, so che voleva fare la Pro League, però ora la Pro League ho letto È saltata una che. gara, se non sbaglio, sì. Sì, quella è la Pro Qualifier di Con il San San Marino, esatto, sì. Ma pensa Però, qui. ad esempio, lui, a quanto ne so,
A quanto ne so da chi lo conosce, perché io non lo conosco personalmente, anzi, però gli ho anche scritto, gli ho detto verrò a San Marino quando ancora c'era, gli ho detto verrò a San Marino a vedere la gara perché doveva partecipare anche un ragazzo che preparo io. Gli ho detto sono contento di conoscerti perché tu sei nelle condizioni fantastiche, perché cioè, io ragazzi, c'è cioè, un natural così non l'ho mai visto, per cui anzi lo voglio vedere con i miei occhi per capire veramente. Ecco, a quanto ne so, però lui si allena tanto. Ha degli allenamenti molto lunghi, come dicevi te, con un volume di allenamento veramente importante. Per cui tutto va sicuramente cucito addosso. Ora, infatti, tutto quello che abbiamo detto finora sulle Beauty può andare, va benissimo sicuramente, e sicuramente i pesi vanno usati, perché questa è la base del bodybuilding. È anche vero, però, che comunque sia l'allenamento poi con il tempo va cucito addosso e si deve capire qual è la via migliore per crescere nel modo che vogliamo? Non si sa mai poi col tempo, perché di anno in anno e di preparazione in preparazione cambiano comunque sia delle condizioni di base del proprio fisico. Quindi, se un anno va bene una cosa, l'anno dopo e la preparazione dopo può andare bene tutta un'altra cosa o la cosa opposta. Quello che sta a noi è capire sempre in tempo se siamo sulla strada giusta e se stiamo facendo tutto quello che va fatto per essere al top. Assolutamente. Vedi, anche là Stefano è un atleta che proprio come atleta è straordinario, nel senso che ha dei carichi altissimi, ha una capacità di sopportazione del volume molto molto elevata e lo vedi sul fisico, cioè sulla pasta muscolare, sulla profondità delle Sì. separazioni. Sono proprio, io mi ricordo che prima della gara Wabba mi dissero, c'avevo io un ragazzo che stava su, andò a un seminario, eccetera. Lui prima di gareggiare Wabba, stesso giorno andò in sala, fece stacchi semitese con 200 kg per richiamare i femorali e poi andò e vinse l'assoluto in Wabba. Mi sembra fosse Wabba la gara, cioè una cosa sensazionale. Poi è una persona comunque d'oro, molto, molto dolce, siamo andati al garage, ci ha ospitato, Poi, ragazzi, quindi. dico, io in quella gara della Wabba li misi l'olio. Allora, vi dico che per mettergli l'olio nei glutei, nelle gambe, presi il mignolino cioè così, non riuscivo con il polpastrello a mettergli l'olio. Raga, vi giuro, poi te, Gabri, lo sai, cioè, di professionisti ne abbiamo visti. Io ho visto dei pro meno in condizione e con meno separazione di travaglini. Io ti giuro, per mettergli l'olio facevo così, una cosa incredibile. Perché non entrava, cioè, aveva tipo un solco di mezzo centimetro, cioè Quello vedi assurdo. quanto l'allenamento ti impatti. I carichi sono assolutamente una determinante ne parlavamo anche nello scorso podcast per determinare la pasta muscolare, quello sicuramente. E in generale, cioè, natural, non natural, spingi in palestra. Raggiungi il tuo limite, cerca di superarlo. Poi quello che è soggettivo, però tu cerca di andare oltre sempre. Non devi stare, ah no, ma io faccio un po' di meno perché sono natural, io faccio. Perde di senso. Avrai il tuo limite, essendo natural, però comunque il gioco è sempre quello, cercare di superarlo. Ma adesso sai cosa, Ludo, come ne parlavamo l'altra volta adesso? Essere natural è un alibi. Cioè, loro lo usano come alibi per vendere dei metodi, per vendere dei sistemi Sì. di alimentazione, ma tutto stanno facendo di passare il messaggio che, essendo natural, dobbiamo, tra virgolette, tutelare giustamente il sistema del corpo, che ci sta, come ha detto anche Gabri prima. Il problema è che deve essere un alibi per non farsi il culo. Perché allora a questo punto cambia sport, cioè i rischi, il fatto di sottoporsi a stress in tutti gli sport ad alto livello agonistico, ma il natural bodybuilding farlo passare come uno sport di aperto a tutti, tutti potete fare bodybuilder senza farvi il culo, è sbagliato. Poi, ripeto, da lì a vendere dei metodi, perché adesso Gabri vedrai, cioè nel natural bodybuilding ci sono diverse, tantissime scuole di pensiero, tantissime fazioni, tantissimi team, ognuno dei quali spinge giustamente a livello di marketing sui social il proprio metodo. E tutti, vedrai, stanno spingendo sulla sostenibilità del bodybuilding, della serie, ragazzi, venite da noi che vi facciamo ingoiare la pillola nel modo più drastico possibile, ma ragazzi, cioè, E qua la stiamo fame la parlando di devi svenire in sala pesi, prendere. E qua capisci? siamo noi, no? Noi stiamo parlando di tornare ad allenarsi dove si è svenuti, Esatto. Ah, capito? esatto. Di quanto la mentalità che stanno spingendo attualmente sia diversa da quella necessaria per ottimizzare appunto uno Infatti, stimolo. volevo chiedere a Gabriele questa cosa perché è un qualcosa di cui abbiamo parlato diverse volte. Ogni volta è uscito il nome di Gabriele, quindi è anche per questo che ti abbiamo qua. Ossia, quanto è importante secondo te? Perché è una cosa che manca, non lo fa più nessuno. Quanto è importante andare da
un allenatore, che possa essere un Dorian o comunque atleti che hanno esperienza proprio in sala, che hanno qualcosa da insegnare in sala, e passare un periodo per un atleta, che può essere un allenamento come una settimana, come un mese. Quanto è importante nella vita di un atleta fare un qualcosa del genere? Allora, secondo me è fondamentale, ma ti dico che è fondamentale perché è una cosa che anche lo stesso Dorian ha fatto con Mike Manzarov. Cioè, lui stesso me lo raccontava, io mi sono allenato, non si è allenato per tante volte con Mike Manzarov, perché so che si è allenato a Los Angeles forse per 2 o 3 settimane con lui, però è stato quanto gli è bastato per aprire la mente verso quello che doveva fare. E lui me lo diceva sempre: tu hai fatto un po' quello che ho fatto io. E come vi ho detto prima, appunto, mi diceva: arriverà un momento in cui tutto quello che ti ho insegnato te lo modificherai su quello che devi fare te a tuo piacimento, però comunque sia questa sarà la base di quello che dovrai fare poi da ora in poi. Ed è secondo me fondamentale. Io, a dirti la verità, l'anno scorso, durante comunque questa pandemia, in cui comunque abbiamo avuto tutti tanto tempo per pensare, soprattutto il lockdown all'inizio, avevo pensato di andare un mese anche da Marcus Ruhl, capito? Perché mi ero messo in contatto, sai, perché poi sono arrivato a un'età in cui mi piacerebbe fare tutto questo tipo di esperienze per mettere insieme tutte queste cose, cioè andare su ad allenarmi con tutti quelli che erano i miei miti, perché alla fine se il bodybuilding mi è sempre piaciuto così tanto è perché io sfogliavo i giornaletti di cultura fisica, di flex e tutte queste cose qua, quando c'erano queste persone che erano in auge, capito? Poi ho pensato che invece, siccome sono ancora un atleta, cioè, diciamo, e lo sto ancora facendo, forse è meglio ritornare lì dove ho ottenuto il massimo fino ad oggi, cioè quindi ad allenarmi con Dorian. Devo dire che con Dorian sicuramente è più un'esperienza di allenamento. Chi va ad allenarsi con lui va con un trainer. Lui ti può anche seguire a distanza, però non lo fa volentieri, perché comunque sia, se non ti vede tutti i giorni, se non vede come ti alleni tutti i giorni, non è lui che ti sta plasmando. E lui me l'ha detto: anche se vai via, se tu non torni qui, io non, cioè, mi trovo male a farti preparare una gara, perché io gli avevo anticipato che avrei fatto l'Arnold Classic. Lui mi ha fatto: sì, però devi trasferirti qui di nuovo. E sinceramente io non è che posso stare tutta la vita a vivere a Marbella, anche perché insomma c'ho casa mia qua. Però, cioè, ora io sto sempre 4-5 mesi fuori dall'Italia tutti gli anni, però è un'esperienza che comunque va fatta. Cioè, chi pensa di non aver comunque, cioè, che ci sia, cioè, che manchi qualche cosina ancora, e deve capire che cos'è, ma sicuramente sarà nell'allenamento. L'allenamento si può sempre migliorare, e secondo me Dorian, sotto questo punto di vista, come trainer, però come trainer in palestra sto parlando, è probabilmente il migliore che esiste al mondo, assolutamente. Per il resto, io devo dire che ho vissuto tanto di rendita di tutto quello che mi ha insegnato Gabriele Trapani, perché mi ha insegnato comunque a portare avanti un'idea di bodybuilding in salute anche. E però questa è una cosa che io chiaramente con Dorian mi sono preparato a tutto tondo su tutto quello che dovevo fare, sulla mia preparazione completa. È una cosa che ho ritrovato anche molto in Dorian, quindi preservare comunque la salute, andando avanti, facendo il minimo per ottenere il massimo sotto certi punti di vista. Invece, facendo il massimo per ottenere il massimo in allenamento, in palestra, perché questo è quello che si diceva prima, che il minimo per ottenere il massimo è proprio lì, su quella ciliegina sulla torta. Nel resto dobbiamo dare il massimo per ottenere il massimo. Esatto, come farla dietro, guarda. Esatto. O la fai, quindi. Per cui questa è un'esperienza che io consiglio a tutti, per chi ha la possibilità. Ora, io in quel momento ero un atleta sponsorizzato di Y Nutrition, per cui per me è stato molto semplice, perché invece di farmi pagare, gli ho detto, cioè, in realtà in 4 mesi di soldi mi hanno dato solo, lo posso dire liberamente, mi hanno dato solo 5.000 euro e pagato tutto il mio Olimpia e tutto quanto.
Però mi hanno pagato anche tutto Donna Yates. Per cui, però Dorian Yates è uno che ti prende almeno 2.500-3.000 euro al mese per allenarti 4-5 volte alla settimana. Certo. Quindi sono tutte cose che vanno valutate, chiaramente, però spesso magari farsi una settimana con una persona del genere è investire quindi quelle 600-700 euro, no? Di allenamenti. Perché comunque sia, e ti dico la verità, non sono tanti soldi, perché 150 Non euro di sono assolutamente allenamenti. tanti, non lo sono. 150 euro ad allenamento per allenarsi con Dorian Yates, Guarda, 120, 130 Gabri. non è tanto. E considerate che Chris Cormier prende 600 dollari all'ora. Madonna, guarda Gabri, adesso ti faccio ridere, in Italia ci sono dei preparatori natural, ok? Che prendono 250 euro l'ora. Di Rendi conto. cosa cazzo stiamo parlando? Cioè, capito? È una cosa che mi fa incazzare solo a pensarci, Quindi cioè. magari investire quelle 600-700 euro in quella settimana può essere un qualche cosa che però ti porta a un livello superiore. Poi è chiaro che con lui il discorso diventa diverso perché se uno si mette d'accordo su più settimane è tutta un'altra cosa. L'importante, secondo me, questa è un'esperienza da fare per capire dove poter portare il proprio fisico, perché a volte noi stiamo veramente sotto, molto al di sotto della nostra soglia di miglioramento, della nostra soglia limite. Cioè, se noi possiamo stare qua. E magari però viaggiamo sempre qua, ci sembra di viaggiare qua, ma stiamo qua sotto. Invece mi sono reso conto che con Daniel Yates lui mi ha portato a quel livello lì e devo andare a fare un ripassino, è per questo che ci voglio tornare. Però fa la differenza e non c'è altro da dire. Va detto. Assolutamente. Senti, Bisogna avere il coraggio di uscire dalla comfort zone. Eh? Bisogna avere il coraggio di uscire dalla comfort zone, Sì. cioè quella zona di comfort che dice: io qua sto bene, i miei risultati va bene così. Però se vuoi ottenere il massimo, devi dare il massimo. Quindi, se logicamente vai da un personaggio, un ex atleta, un grandissimo trainer come Dorian, o comunque come tanti altri, ce ne sono, per carità, lui può essere il numero uno. Però ti può far uscire da quella comfort zone e farti andare oltre. E una volta che, secondo me, quando conosci i tuoi veri limiti, ok, magari non potrai dare il 110% ogni volta che entri in palestra, come quando logicamente hai Dorian che ti Certo. spinge. Però magari al posto di dare il 95% come davi prima, al posto di dare il 110% come dai con Dorian, dai il 100%. E quindi hai sempre guadagnato quel 5% in più che ti permette alla lunga di avere più risultati e Cioè, cambia. io ti dico che nella mia esperienza personale, dopo che sono stato da Dorian, io mi alleno comunque a porte chiuse in uno studio personal qui in Italia, no? E dopo che sono stato da Dorian, anche chi mi aiuta ad allenarmi, che si chiama Francesco Di Stefano, me lo dice: Gabri, con te è una cosa incredibile perché te entri in palestra quando inizi a tirare, cioè a metterti sotto i pesi, ti si spenge il cervello e c'è solo quello. Ed è una cosa che è un automatismo che mi è diventato così inconscio e naturale che se ci penso è proprio così. Cioè, mi si spenge il cervello solo su quello perché sono stato educato per 4 mesi a fare quello, quello, quello e quello. E poi comunque è importante anche un'altra cosa, volevo tirare fuori solo un piccolo argomento che prima è stato tirato fuori, che è il riposo. Ecco, questa è fondamentale perché abbiamo parlato di allenamento, dieta e tutto quanto, e anche della ciliegina sulla torta, ma non abbiamo parlato di questo. Questa è la cosa principale, veramente, cioè, o almeno ne abbiamo parlato poco solo quando si parlava di fare l'amore o meno. Però il riposo assolutamente è la cosa principale. Io mi ricordo che tutti i giorni che io poi andavo a casa, finito l'allenamento, molto spesso mangiavo lì in palestra perché c'era anche un ristorante attaccato alla palestra, comunque mi portavo il mio mangiare, quello che dovevo mangiare, poi andavo a casa. Lui mi diceva che dovevo dormire almeno quell'oretta e mezzo nel pomeriggio, e dopodiché il massimo che potevo fare, secondo lui, sarebbe stato di andare sulla spiaggia senza bagnarmi, però prendere un po' di sole, però stare lì sotto. Infatti, è stata l'estate in cui ho letto più libri in assoluto, credo. Però ho fatto questo, e cioè, una vita a riposo, una vita da culturista piena. Cioè, se fai quello e lo fai bene, fai solo quello per qualche mese, vedi la differenza di giorno in giorno. Il riposo, secondo Assolutamente. me, è proprio il fattore
più sottovalutato di tutti, più dell'allenamento, della dieta, di qualsiasi cosa, perché tu trovi tanti bodybuilder che spingono forte, che fanno la dieta giusta, che ok, tutto il resto, integrazione giusta, però gli chiedi magari quante ore dormono a notte, ti dicono 4-5. No, fai il pentolino di pomeriggio? No, cioè, come fai a ottenere il massimo se non riesci a recuperare? Cioè, è impossibile. Ed è proprio un fattore che è veramente poco curato, ma perché se ne parla veramente poco del recupero, del riposo. È una cosa che dicono, cioè, sembra quasi una cosa che non vale niente, no? Invece è una cosa importantissima. Assolutamente. Quello sì, questo sì. E l'ultima cosa che ti volevo chiedere, Gabri, poi stiamo andando abbastanza lunghi, e al volo, due cenni sull'alimentazione, se è cambiato qualcosa, approcci particolari, due commenti. Ma sai, l'alimentazione comunque sia non è che è cambiata tanto da quando sono stato con lui, è tutto sempre intorno alle solite cose. E io personalmente devo stare abbastanza basso di carboidrati, perché comunque questo me l'ha insegnato Trapani soprattutto, però i carboidrati vanno meritati, cioè devi mangiarti i carboidrati che ti servono, quelli in più non servono già più a niente, diciamoci la verità. Confermo tutto. Esatto. Però ho imparato a, cioè, almeno quando ero a Yates facevo un'alimentazione in cui comunque tutti i giorni mi frullavo molta verdura e frutta insieme, mi facevo questi green juice che Noi in Italia li chiamiamo detossificanti, ma più che detossificanti servono proprio per far funzionare soprattutto bene l'intestino. Ora c'è un altro, un'altra ora. Okay. Ma fa così anche di notte? Sì. E riesce a riposare? Sì, però... Sì, però devi curare un po', ragazzi. Camera mia sta sopra, però. Okay. Ecco, comunque no, ci sono tutti questi green juice, noi li consideriamo dei detossificanti, però poi alla fine è un qualche cosa che ti mantiene viva anche la flora batterica molto, e quindi ti stimola tutto ciò che deve funzionare nell'intestino, perché tanto se non funziona bene l'intestino non funziona bene quasi niente. E dobbiamo iniziare a pensare che comunque l'intestino fa tantissima fatica, ad esempio, ad assorbire quegli zuccheri e poi a farli trasformare in glicogeno, no? Quindi noi dobbiamo quanto più preservarlo e fare in modo che tutti questi processi, soprattutto in una fase in cui i carboidrati sono molto bassi e le proteine alte, quindi dove è molto difficile far attivare la gluconeogenesi, però se tu la fai attivare, tutta questa fatica verrà fatta, devi fare in modo che il corpo funzioni nel miglior modo possibile. Per cui io fino a 2-3 settimane dalla gara sono sempre stato dietro anche a integrarmi con tutti questi beveroni fatti così per fare in modo che il sistema fosse il più pulito possibile e che tutti gli assorbimenti, soprattutto intestinali, fossero, come si dice, preservati al massimo, massimizzati. Perché è questo che noi spesso ci scordiamo, di stare dietro alla salute di tutte queste cose qua. Assolutamente. Esatto, con i filtri puliti, un corpo che è in salute, in sicuro sarà molto più performante, quindi se si preserva quello si hanno molto più risultati, ovvio. Fantastico. Sì. Gabri, ti ringrazio per il tempo speso, ti lasciamo andare. Grazie a voi. Guarda, grazie a voi davvero. Fantastica, grazie diretta, mille. Ringrazio anche voi ragazzi. E niente, per voi tutti ovviamente qua sotto nei commenti potete scrivere qualsiasi domanda, qualsiasi osservazione al solito. Speriamo di riaverti presto, di placcarti di nuovo. Certo, quando volete. Poi magari una volta, se riusciamo, ci facciamo... Se vado da Donny Yates potremmo anche pensare di fare una diretta mentre mi alleno con lui e fare qualcosa. Assolutamente. Ma infatti, Gabri, con Marco te l'avevamo detto che ci aggreghiamo volentieri. Sì. Lo so già tutto, infatti poi se ne farà sicuramente. Esatto. È che ora, cioè, ogni volta che si va avanti cambiano tutte le date, per cui si sta... Sì, esatto. Ma finirà sul brutto periodo, secondo me da settembre in poi inizierà a cambiare in positivo. Sì. Speriamo. La posticipo a primavera 2022. Io parto dal worst case scenario proprio. Per forza. Bene, dai, assolutamente, lo organizziamo presto. Grazie, okay. Ancora, Gabri. Ciao a tutti, grazie, ragazzi. A ciao. Ciao a tutti, ragazzi. Grazie. Ciao.